Buon pomeriggio a tutte e a tutti e ben ritrovati a questo nuovo appuntamento delle Umanistiche Live. Io sono Valentina Mazzanti della redazione SS2 di Rizzoli Education e ho il piacere di dare il benvenuto alla dottoressa Michela Ponzani, storica, divulgatrice, nonché noto volto di Rai Storia. Ben tornata, Michela. Oggi ci parlerà di un tema molto scottante e molto attuale anche, scandalose, donne internate in manicomio. Quindi non indugio oltre e vi ricordo che potete porre le vostre domande alla dottoressa Ponzani andando su tuadomanda.it e inserendo il codice 9379 oppure inquadrando il codice QR che compare in sovraimpressione. A questo punto passo la parola alla dottoressa Ponzani e ci rivediamo alla fine per le vostre domande. Buona visione. Buonasera a tutti, grazie ancora a Rizzoli Education per questo invito, per l'opportunità di discutere questa sera di un tema molto noto alla storiografia, agli addetti ai lavori, ma forse meno noto al grande pubblico e comunque a chi non si occupa di storia per professione. Intendo il fenomeno delle donne rinchiuse in manicomio. Dai primi anni, dai primi decenni del Novecento fino all'approvazione della legge Basaglia che nel 1978, come noto, mise fine all'esperienza degli istituti psichiatrici intesi come luoghi di contenimento per persone affette da malattia mentale. Quello che faremo questa sera è una sorta di viaggio, un viaggio nella memoria, un viaggio nella mentalità e nella cultura del paese. Nella cultura di un'Italia che dai primi decenni del Novecento decide di rinchiudere, isolare dal mondo tutto ciò che risulta essere scandaloso o comunque di pubblico fastidio alla morale corrente. Il viaggio che faremo questa sera è un viaggio di dolore e di emarginazione. Nel dolore e nell'emarginazione di molte donne costrette a trascorrere buona parte della loro vita o addirittura a trascorrere tutta la loro vita fin dall'infanzia dentro i manicomi italiani, dentro le strutture manicomiali, che come avrebbe ricordato Franco Basaglia al momento di smantellare queste strutture, erano stati concepiti come dei veri e propri lager, quindi non luoghi dove si curava la malattia mentale, ma luoghi dove si nascondeva il dolore di persone che non riuscivano a adeguarsi alle aspettative di una società moderna, di una società che imponeva l'industrializzazione, l'accelerazione e imponeva dei costumi sociali. A finire in manicomio sono molte donne che in qualche modo mostrano un atteggiamento un po' sopra le righe, donne che si ribellano alle violenze domestiche, che scappano di casa per fuggire a mariti violenti, donne che non accettano di essere rinchiuse nel ruolo di moglie e di madre o che semplicemente soffrono di disturbi come depressione postpartum o soffrono di tutta una serie di ansie che oggi potremmo chiamare disturbi depressivi. Il primo a entrare in questo mondo fatto di dolore, fatto di emarginazione, fatto di veri e propri maltrattamenti, di uso criminale dei farmaci, di pratiche mediche violente come l'elettroshock, negli anni 60 è il giornalista Sergio Zavoli. Sergio Zavoli per la RAI conduce un'inchiesta molto importante che la RAI manda in onda nel 1968, quindi 10 anni prima l'approvazione della legge Basaglia che rivoluzionerà il mondo dei manicomi. E questa trasmissione, intitolata I giardini di Abele, porta sullo schermo per la prima volta, dando loro voce, quelle che sono le vittime dell'internamento all'interno del manicomio. Vengono intervistate moltissime donne. Una di queste che dichiara, racconta la propria vicenda
davvero traumatica e davvero dolorosissima ai microfoni di Sergio Zavoli, è una signora di cui vedremo fra poco un brevissimo estratto, che di fronte alla telecamera non riesce a trattenere il pianto e si commuove perché viene internata per molti anni prima di questa intervista per volontà del marito in seguito ad una depressione postpartum e con un figlio che le muore. Un figlio che le muore subito dopo il parto, un dolore che il suo uomo non riesce a comprendere, non riesce a capire, non riesce a dare un volto a quei silenzi, a quella difficoltà di continuare una vita cosiddetta normale o di essere in qualche modo rinchiusa in un ruolo di moglie o di madre esemplare, come la società pretende. E questa donna finisce internata, finisce in manicomio. E di fronte ai microfoni di Zavoli, quando il giornalista la incalza, dicendole: ma lei si sente un pericolo per la società? Si sente un pericolo? E lei ammette candidamente di non essere affatto un pericolo, anzi, di essere molto felice, di una nuova apertura che la legge Basaglia sta cominciando a dare e del fatto che la discussione della legge Basaglia, ovviamente portata in Parlamento perché la discussione durerà moltissimi anni fino ad essere approvata, poi 10 anni dopo, nel 1978, e si commuove di fronte alla telecamera di Sergio Zavoli. E vorrei farvi vedere proprio questa immagine così dolorosa per iniziare da qui questo racconto storico. Sa cosa vuol dire trovarsi soli nella vita? Canti, canti, c'è coraggio! Ecco, è un'immagine davvero molto, molto commovente. Perché questa donna dice canti se ha coraggio? Perché ammette sostanzialmente di passare qualche ora nella struttura cantando insieme agli altri pazienti, ma poi si commuove perché ammette di essere sola, di non avere nessuno dietro le gabbie di quel lager e in qualche modo di voler, anche se ne fosse data l'opportunità, di uscire, rimanere all'interno di quella struttura, perché in fondo quello è l'unico mondo che conosce, l'unico mondo che le dà in qualche modo sicurezza, anche se si tratta di un luogo di internamento. Ma da dove nasce questa storia? Da dove prende le mosse questa vicenda delle donne internate in manicomio? Tutto inizia nel 1904 con l'approvazione della legge Giolitti 36 del 1904, una legge voluta da Giolitti, che all'epoca ricopre la carica di ministro dell'interno, una legge che istituisce i manicomi italiani. Devono essere rinchiusi in questi luoghi tutte le persone affette da malattia mentale e di pubblico scandalo o di pubblico pericolo per se stesse e per gli altri. Dunque, vedete già come dall'approvazione, dall'impianto legislativo, ci sia un intento ben preciso. Il manicomio non è il luogo dove si vuole curare la malattia mentale. È un luogo dove rinchiudere tutte quelle forme di emarginazione, di stranezza, tutti quei comportamenti fuori dalle regole che non rientrano nella morale corrente. E a finire in manicomio, per questo, sono moltissime donne che non riescono ad adeguarsi alla cosiddetta vita normale. Questa storia, per forza di cose, attraversa le due guerre mondiali. E arriveremo fra poco a parlare proprio di questo, cioè di come soprattutto durante il periodo delle guerre mondiali aumentino in maniera esponenziale i disturbi psichiatrici e moltissime donne, oltre a tanti uomini, finiscano in manicomio e per quali ragioni. Ma vediamo quali sono le caratteristiche, quali sono
qual è anche il retroterra culturale che sta dietro l'approvazione di questa legge. Le donne troppo loquaci, le instabili, le capricciose, quelle che parlano troppo, le donne che manifestano un comportamento erotico sopra le righe, quindi che non si rinchiudono in un ruolo prestabilito di moglie e di madre, le donne che spendono troppo, che non sanno prendersi cura della casa, che soffrono di depressione postpartum. All'epoca non si dice ovviamente depressione postpartum perché questo disturbo non è minimamente preso in considerazione. Donne che rimangono troppo silenziose, magari che non sanno adeguarsi subito al ruolo di madre, che non rispettano quelle che sono le aspettative che molti mariti nutrono, oppure le dedite all'ozio, le improduttive, quelle che non riescono ad entrare in un meccanismo di produzione accelerato come quello che l'Italia sta vivendo in quei primi decenni del Novecento, il periodo, il cosiddetto periodo della Belle Époque, il periodo della modernizzazione, delle grandi città illuminate, dell'accelerazione dei consumi, di una società di massa che prepotentemente prende il sopravvento e in cui i soggetti più fragili non riescono ad entrare, non riescono ad adeguarsi. Ora, queste normative, questa normativa, diciamo, Giolitti, che viene approvata appunto nel 1904, per la precisione, disposizioni sui manicomi e sugli alienati, custodia e cura degli alienati, predispone, come ho detto, il ricovero coatto per le persone pericolose a se stesse e agli altri. Una volta entrati in un ospedale psichiatrico, quindi la persona, il paziente, veniva iscritto nel casellario giudiziario, come previsto dall'articolo 604 del codice di procedura penale, e perdeva tutti i diritti civili. Quindi già da qui si capisce come non ci sia alcun intento curativo, ma ci sia la volontà di reprimere, di rinchiudere, di isolare dal cosiddetto mondo dei sani qualcosa che non si vuole vedere. E in effetti le strutture manicomiali che vengono costruite in quegli anni sono strutture prevalentemente ai margini dei contesti urbani. Molto spesso sorgono nelle periferie delle grandi città, proprio perché non si vuole vedere. Faccio soltanto due esempi: l'ospedale psichiatrico, l'ex ospedale psichiatrico di Santa Maria della Pietà a Roma, una struttura enorme che viene costruita in una zona quasi rurale, quasi di campagna all'epoca, stiamo parlando dei primi decenni del Novecento, oppure ancora l'ex ospedale psichiatrico di Palermo, una città nella città, dove negli anni 60 si arriverà ad ospitare addirittura oltre 2000 pazienti in una struttura che enorme, in cui addirittura viene costruita una ferrovia all'interno permettere il collegamento di tutti i padiglioni. Quindi potete immaginare quanto fosse grande, questa struttura. Ora, vedete qui, un esempio, in questa immagine del diario clinico che veniva redatto al momento del ricovero per ogni paziente, e potete vedere quali fossero le caratteristiche per le quali una donna poteva essere rinchiusa in manicomio e rimanerci davvero per moltissimi anni. Bastava spesso una parola detta male o un comportamento sopra le righe o comunque la volontà di un marito, addirittura la denuncia di un parroco, per esempio. Sono moltissime le donne che finiscono in manicomio a causa della denuncia di un parroco perché magari durante una confessione hanno dichiarato il loro malessere o comunque hanno provato a fuoriuscire da una violenza domestica, non avendo appigli, non avendo nessuno a cui raccontare, si rifugiano nella protezione di un parroco che però magari le denuncia e quella denuncia arriva sul tavolo della polizia e la polizia procede per legge a rinchiudere queste donne in manicomio. Ma facciamo una valutazione di tipo storico-culturale, perché in fondo sì, è vero, la legge prevede tutto questo, ma la legge risente di una cultura, di una mentalità che è molto in voga nei primi decenni del Novecento e che però rimarrà, avrà una lunga durata nel corso della storia d'Italia. Sto parlando
della concezione sociobiologica di Lombroso, per cui le donne sono per natura degli esseri irrazionali, degli esseri passionali, la cui struttura cerebrale in fondo è più piccola rispetto a quella dell'uomo, molto simile a quella dei bambini. Sono esseri bisognosi di tutela, devono essere accompagnate per mano dal marito o dal padre. E quindi già da qui si può vedere come quale sia la concezione della donna che poi resta nel corso di tutto il Novecento. Nel 1913 arrivano in Italia i risultati del primo congresso internazionale di eugenetica, un congresso che si è tenuto a Londra l'anno precedente, quindi nel 1912. Questo congresso aveva in qualche modo cercato di riflettere sui soggetti ritenuti ai margini rispetto all'evoluzione sociale di quei tempi. E si procede proprio durante quel congresso all'ideazione di grandi strutture manicomiali che devono in qualche modo reprimere e mettere ai margini tutti quei soggetti che sono pericolosi per il mantenimento dell'ordine pubblico, per la tutela della moralità, che mettono in crisi la moralità. Quindi, per esempio, delle ragazze che nei primi decenni del Novecento mostrano un comportamento sessuale troppo libero, troppo libertino, che magari vanno a vivere con uomini diversi, che hanno relazioni senza essere sposate, che hanno figli nati fuori dal matrimonio, considerati illegittimi, quindi figli della colpa, sono tutti soggetti da attenzionare, come dice il gergo poliziesco, e quindi in qualche modo da reprimere, da tenere a bada. Dunque, si vede già quale sia, appunto, secondo queste teorie sociobiologiche, la sintonia con il concetto di razza, con il concetto di razza inferiore, e quale sia la giustificazione di quegli eccessi di crudeltà nell'adozione delle pratiche mediche che devono recuperare moralmente questi soggetti, sostanzialmente mirando a reprimerne il carattere, quindi a reprimere un'indole, un atteggiamento che è ritenuto in qualche modo fastidioso. E arriviamo alla Grande Guerra, perché è proprio con l'arrivo della Grande Guerra e delle sue esperienze traumatiche tra il 1915 e il 1918 che vengono ricoverate molte donne affette da patologie che sembrano direttamente collegate a traumi bellici. Negli archivi delle strutture manicomiali si trovano molti documenti, molta documentazione, e sfogliando le cartelle cliniche di questi archivi, che sono materiali ricchissimi per gli storici, ancora molto da studiare, ecco, questi archivi, queste strutture, questi fascicoli, queste cartelle cliniche conservate in queste strutture, ci parlano di storie dolorose, ci parlano della medicalizzazione dei sentimenti umani e della necessità di reprimere quelli che sono normali sentimenti di paura, quelli che sono i traumi generati dalla guerra. Oggi noi parliamo di sindrome post-traumatica da stress, ma con una grande attenzione e una grande sensibilità a questi temi. Pensiamo semplicemente all'attenzione che poniamo a tutti i militari che tornano a casa, per esempio, dall'esperienza in Iraq, dalla guerra in Iraq o dalla guerra in Afghanistan, dalle guerre contemporanee. Ci preoccupiamo del loro stato di salute, o meglio, i governi dovrebbero occuparsene. E invece all'epoca si pensava che fossero manifestazioni di un disagio da reprimere. Molte donne non riescono a reggere l'urto della guerra, non riescono a reggere il trauma di un conflitto che è il primo conflitto di massa che espone i civili di fronte al trauma della morte di massa. Una morte di massa che i governi nazionali cercheranno in qualche modo di elaborare con un lutto collettivo, costruendo per esempio il monumento al Milite Ignoto, una grande celebrazione nazionale
in cui tutta la patria è chiamata a rendere omaggio al soldato senza nome, che si è sacrificato, che ha versato il suo sangue per tutti gli italiani. Ma quelli che sono i traumi familiari, i traumi personali, tutto ciò che le donne soprattutto hanno vissuto, perché sono state le donne a rimanere a casa, a farsi carico della tenuta del fronte interno, ad andare a lavorare in quelle imprese, in quelle industrie, come spazzine, come tranviere, come impiegate, per sopperire all'assenza degli uomini. E spesso si sono trovate da sole a crescere i figli. Tutto questo come viene recepito dai governi del dopoguerra? Beh, con un'assoluta mancanza di sensibilità. E faccio ora qualche esempio, qualche storia. Qui vedete delle immagini che sono davvero molto, molto dure da mostrare. Spesso durante le visite, non solo al momento del ricovero, ma anche durante le visite, i medici dell'ospedale compilavano delle cartelle e venivano scattate anche delle fotografie alle pazienti, cosa che oggi per motivi di privacy non sarebbe possibile, ma anche per violare, diciamo, la sensibilità di queste persone. E invece all'epoca non viene presa in considerazione alcuna forma di sensibilità, non si ha alcun rispetto nei confronti del dolore di queste donne che infatti, come vedete, vengono fotografate anche al momento in cui si disperano, in cui piangono, in cui avrebbero bisogno di un maggior conforto. E per esempio, nelle cartelle cliniche, degli archivi degli ospedali psichiatrici, si trovano molti frammenti delle memorie e delle storie di queste donne, una sorta di microcosmo femminile che ci aiuta a comprendere, ad entrare nel vivo di questo dolore. E per esempio, Maria Vincenza, una contadina di 23 anni, con 3 figli piccoli, viene rinchiusa in manicomio, si legge nella cartella clinica, perché è rimasta molto impressionata per la partenza del marito per il fronte e aveva iniziato ad emettere un continuo lamento, restava stordita, immobile, tanto da dover essere sollevata per essere condotta a mangiare. Quindi cosa ci dice questa cartella clinica? Che questa donna non aveva retto all'urto emotivo della partenza per il fronte del marito, si era trovata di fronte alla necessità di crescere dei figli piccoli completamente da sola, probabilmente non aveva retto al peso emotivo di questa condizione e quindi aveva cominciato ad avere dei disturbi, disturbi depressivi, disturbi alimentari, non mangiava, probabilmente una sorta di anoressia, come oggi potremmo chiamarla. E tutto questo basta per seppellirla per sempre in manicomio. O ancora una malinconia che si ritrova in altri racconti, l'astenia, il rifiuto del cibo che riduce un'altra donna di nome Anna, pallida, deperita, poco orientata, incapace di mangiare da sola, e che ai medici non riesce a parlare, non riesce a raccontare il suo trauma, non riesce a comunicare la sofferenza che ha provato per il marito prigioniero in guerra. Quindi privazioni, inquietudini, malesseri, che i medici dell'epoca vanno rubricando come attacchi isterici, allucinazioni, perdita di controllo, perdita di coscienza, perdita di quello che è il ruolo che la donna dovrebbe avere, perché secondo la retorica patriottica è la donna che deve tenere in piedi il pilastro della famiglia e se questo pilastro cade, cade tutta la tenuta del fronte interno. Non è ammissibile che ci siano donne fragili, che ci siano donne che non sanno tenere il ruolo materno e che non sanno tenere la famiglia. E poi un altro dato interessante che emerge da queste cartelle cliniche è quello della condizione sociale, perché ovviamente ad essere esposte all'internamento manicomiale sono tutte quelle donne che non hanno tutela. Sono per la maggior parte donne che non hanno tutela, che provengono da un mondo rurale, da un mondo contadino, un mondo molto umile, dove la sopravvivenza è un'abitudine e dove la guerra non ha fatto altro che ampliare quello che è un disagio femminile già presente perché si vive in un contesto patriarcale dove le donne sono davvero maltrattate. Il trauma
mentale delle donne durante la guerra, durante il conflitto, viene affrontato anche da un punto di vista scientifico. C'è una psichiatra, una delle prime donne ad operare come medico psichiatra, Maria Del Rio, che attiva presso l'ospedale psichiatrico di Reggio Emilia, la quale ammette che il dolore e la paura potevano in qualche modo provocare alterazioni sulla sensibilità femminile. Ma secondo Maria Del Rio, tutte queste alterazioni della sensibilità non bastano a dimostrare la malattia mentale. Cito, insieme ad esse deve concorrere un fattore endogeno, congenito o acquisito che rappresenta il terreno propizio per lo sviluppo della psicosi. Quindi questa donna, la cui voce rimane ovviamente isolata nel panorama della cultura psichiatrica dell'epoca, è la prima a rendersi conto di quanto dietro la volontà di rinchiudere il manicomio non ci sia l'intento della cura, ma ci sia un intento quasi punitivo. E certo, qual è il pensiero di Maria Del Rio? La guerra da sola non è in grado di aumentare le patologie mentali. Non è vero che c'è una sorta di predisposizione nella natura femminile, come invece ritengono i suoi colleghi e psichiatri. Ora, c'è un episodio: dopo la disfatta di Caporetto nel novembre del 1917, arrivano nelle strutture manicomiali degli eserciti di sfollati, profughi che cercano una casa, cercano un ricovero. E nei documenti ufficiali si parla di moltissimi uomini profughi che ovviamente seguono la via del ritorno a casa dopo la disfatta del fronte, ma in realtà noi sappiamo che i fronti della Grande Guerra continuavano per decine e decine di chilometri, quindi non riguardavano soltanto chi combatteva nel trincea, ma riguardavano interi pezzi della società. E moltissime donne finiscono in manicomio perché semplicemente si perdono, non riescono a ritrovare una casa, non riescono a trovare un rifugio, non riescono a trovare una collocazione professionale, un lavoro. Sono sbandate, sbandate che devono essere subito represse e devono rientrare all'interno di di un comportamento ritenuto onorevole. Quindi le autorità di pubblica sicurezza, dopo la disfatta di Caporetto, provvedono a tutta una serie di arresti nei confronti dei civili profughi, soprattutto di molte donne che magari vagano con i figli alla ricerca di un rifugio, tolgono a queste donne i figli e le rinchiudono in manicomio. Un'altra condizione molto, molto forte, come vedete, ecco, andiamo più in là con il tempo, arriviamo all'età, diciamo così, più vicina ai nostri tempi. Certamente dovremmo dire, dovremmo spendere qualche parola anche per quel che riguarda l'era fascista. Perché durante, per esempio, il fascismo, durante il ventennio, molte donne vengono internate in manicomio perché considerate scandalose, pericolose per la morale, ma soprattutto perché magari svolgono un'attività antifascista. Ci sono dei casi ovviamente molto famosi, ma ci sono casi meno famosi sui quali forse conviene spendere qualche parola, e sono memorie, sono traumi che riemergono anche in questo caso dall'osservazione delle cartelle cliniche, dai documenti conservati negli archivi dei manicomi. Cioè, per esempio, nei primi anni, subito dopo la marcia su Roma, quindi subito dopo l'ottobre del 22, non appena Mussolini ha ricevuto l'incarico di presidente del Consiglio dal re Vittorio Emanuele III, quindi l'Italia ha vissuto già un clima da guerra civile, un clima di violenza nelle piazze. Arriva all'ospedale psichiatrico di Trento
Una donna di 44 anni, di cui non c'è dato sapere il nome perché viene rubricata nel registro dei ricoveri soltanto con le iniziali, che si mostra inquieta, che ha dei vuoti di memoria. Nella cartella clinica si dice che non lavora, che dorme poco, che gira senza meta. Gira senza meta, quindi la polizia la intercetta e la porta immediatamente nella struttura psichiatrica di Trento. Interessante notare che in questa cartella si dice che era stata precedentemente ricoverata non solo per vuoti di memoria, ma anche per anemia e perché sostanzialmente mangiava poco. Questa donna si sentiva il diavolo in carne e ossa, tentava di gettarsi dalla finestra, stracciava tutto. Ed era entrata in manicomio in stato depressivo e denutrita. La cartella clinica ci parla di un internamento durato 2 anni e le parole che la cartella clinica ci dà sono veramente molto, molto dure. Questa donna viene sottoposta a trattamenti ripetuti di elettroshock, le vengono ripetutamente date, somministrate delle dosi di insulina per provocarle appunto degli stati che dovrebbero indurla alla calma, ma in realtà non servono molto a curarla, quindi viene sottoposta a dei veri e propri maltrattamenti. Tra l'altro, forse è utile dire che queste strutture manicomiali che sono rimaste in piedi dopo lo smantellamento dei manicomi con la legge Basaglia hanno dato al loro interno, hanno creato al loro interno dei progetti molto interessanti. Per esempio, nella struttura dell'ex ospedale psichiatrico Santa Maria della Pietà a Roma è stato istituito un museo della mente dove è possibile vedere ancora oggi, quali erano gli strumenti di cura utilizzati. È possibile vedere, per esempio, la stanza dove si veniva visitati, oppure ancora osservare da vicino, quali oggetti venivano tolti ai pazienti, come se si entrasse in un vero e proprio lager. I pazienti venivano spogliati di qualsiasi tipo di oggetto personale, tutti obbligati a vestire una sorta di divisa, come se in qualche modo si volesse spogliare un soggetto della propria individualità, della propria soggettività. E potete vedere da queste immagini in quali terribili condizioni igieniche i pazienti erano abbandonati. Non c'era effettivamente alcun tentativo di cura, legati, sporchi, denutriti, abbandonati al loro destino, spesso in condizioni di isolamento. Con gli abiti laceri, sporchi e quindi insomma veramente è una condizione che si vive davvero di alienazione. Questa immagine invece che vedete si riferisce proprio alla struttura dell'ex ospedale psichiatrico di Santa Maria della Pietà, vedete quindi una struttura molto grande che ancora oggi rimane in piedi, è sede appunto del Museo della Mente, è sede di una struttura ASL della capitale. È stato smantellato il manicomio nel 1996, cioè gli ultimi pazienti internati sono usciti nel 1996. Io ho avuto l'opportunità qualche anno fa, realizzando una trasmissione RAI, di intervistarne qualcuno ed era effettivamente notevole parlare con loro. Molti sono stati reinseriti attraverso un progetto di recupero molto importante che la Capitale ha condotto, lavorano, vivono in case, in comunità, quindi si sono reinseriti nella società. E poi ci sono altri che invece hanno faticato molto a reinserirsi nella cosiddetta normalità. E quindi spesso se si va a visitare questo giardino, li si incontra di mattina. In questo parco che vedete all'entrata della struttura, semplicemente perché vogliono trascorrere lì del tempo, perché quel luogo, anche se luogo di dolore, per loro in fondo è una casa, è l'unica casa che hanno conosciuto, l'unica casa che hanno vissuto. Dobbiamo considerare che moltissimi pazienti entravano nel periodo dell'infanzia
spesso perché erano affetti da sindrome di Down, spesso perché erano affetti da patologie come autismo, tutte cose che noi oggi riteniamo perfettamente compatibili con la nostra vita, ma che all'epoca, e stiamo parlando ancora con l'epoca, intendo ancora negli anni 50 e 60 del Novecento, si poteva essere internati perché appunto all'interno di una famiglia c'era un bimbo con una sindrome o una malattia genetica o comunque un disturbo dell'apprendimento, addirittura un disturbo del linguaggio, la famiglia non riusciva, non aveva gli strumenti per riuscire a concepire una cura all'interno delle mura domestiche, quindi la scelta principale era quella del manicomio. Moltissime ragazze e adolescenti, per esempio, entravano in manicomio perché affette da disturbi alimentari, disturbi che noi oggi consideriamo qualcosa che appartiene al nostro mondo, che non abbiamo, non vogliamo eludere dalla società dei cosiddetti normali, ma che all'epoca non si riuscivano a vivere nella normalità. E vedete, arriviamo agli anni 50 e agli anni 60 del boom economico, perché è proprio durante questi anni che si può notare una nuova ondata di ricoveri, soprattutto femminili, nelle strutture manicomiali. Gli anni del boom sono gli anni dell'accelerazione, sono gli anni in cui l'Italia si trasforma radicalmente, non solo diventa una potenza industriale, ma l'accelerazione che impone la società dei consumi porta anche ad uno svecchiamento della cultura della mentalità, quindi soprattutto rispetto al ruolo femminile, molte donne cominciano ad entrare nel mondo del lavoro, sono attive, sono partecipi attivamente di una società che sta cambiando. Anche nella struttura urbanistica le città mutano, c'è un passaggio radicale dalla campagna alla città con masse che arrivano nei grandi agglomerati urbani, nelle grandi capitali, nascono i grandi quartieri popolari con le case popolari e moltissime ragazze, che magari vengono da piccoli paesi, da piccole realtà rurali, si arrivano in città, soprattutto nella capitale, nelle grandi città, con la possibilità di poter trovare un lavoro. E qualche anno fa, registrando una trasmissione per la RAI, mi sono imbattuta in una storia particolarmente esemplificativa di che cosa significasse per una donna durante gli anni del boom economico essere internata in manicomio. Mi riferisco alla storia, non farò il nome ovviamente per motivi di privacy, di una fanciulla che viveva in un piccolo paese alle porte della capitale. È una ragazza di 21 anni, senza istruzione, arriva nella capitale con la speranza di trovare un lavoro e questo lavoro lo trova come domestica in un appartamento in casa di un medico ginecologo. Improvvisamente, questo si evince ovviamente dalla cartella clinica, improvvisamente questa ragazza che appunto inizia a lavorare come cameriera, come domestica in questa famiglia, viene ritrovata in giro a vagare in stato confusionale. La polizia che si occupa di il commissariato, appunto, di polizia locale che si occupa di redigere il fermo di questa ragazza, scrive, e lo si trova nella cartella clinica, che questa fanciulla era in un evidente stato confusionale. Viene interrogata, viene portata in questura, le chiedono che cosa le sia successo, non riesce a parlare, balbetta, non riesce a dire una parola, non riesce nemmeno a pronunciare il suo nome, per fortuna che ha dei documenti con sé. Decidono di portarla al più vicino ospedale psichiatrico, che è appunto quello del Santa Maria della Pietà. E è interessante notare come nella cartella clinica la sua malattia sia quella del silenzio, sia quella della confusione, dello stato confusionale. Questa ragazza non riesce a parlare, non riesce a raccontare. Poi improvvisamente, un giorno, grazie alla presenza di una infermiera, di una donna, riesce, comincia a dire qualcosa, parla
finalmente si viene a sapere che cosa le è accaduto. Il trauma che questa ragazza aveva subito era un trauma di natura sessuale. Aveva subito una violenza da parte del suo datore di lavoro, che inizialmente era incominciata con delle molestie, molestie che questa fanciulla in fondo non sapeva percepire fino in fondo, e poi aveva subito delle vere e proprie, delle vere e proprie violenze. Non aveva gli strumenti per ribellarsi, quindi era scappata da questa casa e aveva cominciato a vagare per la città, per le strade della città, fin quando non era stata fermata dalla polizia. Ora, la famiglia viene informata della decisione appunto del fermo, ed è la famiglia stessa a decidere per l'internamento. Potrebbero riprendersela, potrebbe ritornare a casa nel paese da cui è partita, ma la famiglia non la vuole. Non la vuole perché avere una ragazza che è stata violata nell'onore rappresenterebbe uno scandalo insostenibile da sopportare. Sarebbe qualcosa di inconcepibile, ed è inconcepibile anche per la ragazza stessa, che a un certo punto acconsente all'internamento in manicomio, perché sarebbe una vergogna troppo grande non soltanto raccontare la violenza che ha subito, sarebbe una vergogna anche ritornare al paese d'origine, fare i conti con una comunità che in fondo aveva visto nella sua partenza quasi una speranza per tutti, quasi il sogno di una emancipazione, qualcosa che poteva effettivamente servire all'intera comunità. E quindi da queste vicende, da questa storia, si capisce come in questa nuova società dei consumi, che è molto accelerata, la società che poi verrà contestata molto dalle inchieste di Pierpaolo Pasolini, una società che ha distrutto quella che era la realtà rurale e che impone ai soggetti un'accelerazione anche nel modo di vivere. Non c'è spazio per la fragilità, non c'è spazio per la solitudine, non c'è spazio per tutte quelle condizioni umane che non rispettano i canoni della industrializzazione, della modernizzazione e di quello che Pasolini contestava come concezione del progresso. E arriviamo alle battute finali di questo nostro webinar, e cioè alla rivoluzione di Franco Basaglia, perché quella di Basaglia fu una vera e propria rivoluzione. Io ho riportato qui una frase dello stesso Basaglia: il manicomio non è protettivo ma dannoso. In un ospedale dove i malati sono legati, credo che nessuna terapia possa guarire, specie dove non sussiste alcuna comunicazione tra medico e malato. Questo, ecco, oltre ai maltrattamenti fisici, oltre alle cose che sappiamo, alle pratiche di elettroshock, a tutta una serie di medicinali somministrati senza alcun consenso da parte del paziente, che veniva appunto considerato una specie di minorato e non si aveva alcun rispetto per la sua volontà. Un altro tratto interessante che Basaglia denuncia è l'assenza di dialogo tra il medico e il paziente. Le testimonianze di chi è stato internato, che sono arrivate fino a noi grazie a dei progetti di memoria orale importantissimi, ci dicono proprio questo. I pazienti raccontano di queste mattinate trascorse in questi grandi cameroni sporchi, senza essere lavati, senza essere curati, in attesa dell'arrivo del primario, dello psichiatra, appunto del capo psichiatra, che non li visita nemmeno, non li guardava nemmeno, arrivava, dava loro una rapida occhiata, compilava una cartella clinica somministrando appunto la dose del farmaco da prendere per tenerli buoni, eliminare qualsiasi tipo di atteggiamento appunto fastidioso, quella era la cura rispetto al personale sanitario, rispetto agli infermieri, alle infermiere. Non c'era alcun tipo di dialogo. Questi soggetti venivano semplicemente repressi, ammutoliti, azzittiti, e possiamo immaginare che cosa significasse questo atteggiamento nei confronti di chi aveva ancora minor tutela e capacità di difendersi, ossia i bambini che venivano
i bambini che venivano internati in manicomio. Ci sono delle storie drammatiche che io ho ritrovato analizzando le cartelle cliniche, racconti del personale appunto infermieristico che poi verrà ascoltato durante la rivoluzione basagliana, che ci rimandano al racconto di bambini legati al letto, di bambini che lasciati per mesi in letti sporchi, senza nessun tipo di accudimento, bambini che semplicemente per ragioni di incontinenza venivano legati al letto con le lenzuola cucite per evitare di doverle cambiare spesso. Quindi dei racconti veramente drammatici. E la libertà è terapeutica. Questo fu lo slogan di Basaglia. Forse uno slogan ideologico, visti gli anni. Siamo negli anni delle grandi battaglie, della grande contestazione giovanile, siamo negli anni in cui l'Italia svecchia i suoi consumi, sono gli anni delle grandi riforme. Si inizia il decennio con l'approvazione della legge sul divorzio, Fortuna Baslini del 1970, che poi sarà sottoposta a referendum abrogativo nel 74. Nel 78 arriva la legge per l'interruzione di gravidanza, una legge che elimina il reato di procurato aborto dal codice penale, che permette alle donne di scegliere finalmente se diventare madri oppure no. Arriva la legge per il diritto di famiglia nel 1975, che riconosce finalmente la parità dei coniugi all'interno della struttura familiare. Arriva una legge che riconosce lo status di figli legittimi anche per quelli nati fuori dal matrimonio. E arriva la legge Basaglia, che mette fine appunto all'esperienza dei lager manicomiali. Dunque, qual è la sintesi che potremmo trarre da questa osservazione? Che la legge Basaglia fu frutto di un lungo cammino iniziato dall'esperienza di psichiatri che cominciarono ad ascoltare i loro pazienti, e oggi è possibile ritrovare tracce di quella memoria, tracce di quel dolore in tanti documenti, in tante cartelle cliniche che ci parlano appunto di un mondo che non esiste più, per nostra fortuna, perché fu un mondo davvero da eliminare. Insomma, io ricordo, oltre alla trasmissione di Sergio Zavoli, encomiabile, la prima volta che la RAI si preoccupava di ascoltare la voce di questi pazienti mettendo un microfono e quindi ascoltando le loro testimonianze. Ma ricordo anche i tanti libri, i tanti articoli che uscirono negli anni 60, in particolare gli articoli di Angelo Del Boca, divenuto famoso come storico e come giornalista, divenuto storico e giornalista, per appunto la faccenda dei gas all'iprite utilizzati dalle truppe italiane nella guerra d'Etiopia, e quindi crimini di guerra compiuti dall'esercito italiano nelle guerre e durante l'occupazione d'Etiopia da parte delle truppe dell'esercito di Mussolini. Angelo Del Boca si preoccupò anche di raccogliere poi in un volume tutta una serie di interviste a persone che vivevano l'esperienza dell'internamento, appunto un volume intitolato Manicomi come lager. E le tracce di questa memoria sono oggi a nostra disposizione e molti storici se ne stanno occupando. Ricordo i volumi pubblicati da Anna Carla Valeriano, storica che per la prima volta ha tirato fuori le vicende drammatiche delle donne internate in manicomio durante il periodo fascista, e ne ha fatto dei libri veramente molto belli anche da leggere. E quindi un materiale che resta vivo, impresso nella carne della nostra coscienza, del nostro passato, e che merita assolutamente di essere conosciuto e di essere studiato al pari di altre fonti. Vi ringrazio. Siamo noi che ringraziamo lei, dottoressa Ponzani, per questo bellissimo intervento, tremendo e perfettamente contestualizzato nella storia del nostro paese.
Volevo ricordare ai nostri spettatori e spettatrici che la dottoressa Ponzani ha collaborato con noi quest'anno alla realizzazione dei nostri corsi di storia, per cui oltre a questo bellissimo intervento in live streaming a cui avete appena assistito, potete ritrovare dei video della dottoressa Ponzani anche all'interno dei nostri corsi. Sono arrivate davvero molte domande, visto il poco tempo che abbiamo a disposizione, mi permetto di selezionarne un paio. La prima è per quale motivo, dopo anche tutto quello che lei ci ha raccontato, si contesta ancora oggi la legge Basaglia? Allora, sì, rispondo subito. Beh, anzitutto dobbiamo dire che la legge Basaglia, che era inserita all'interno di una riforma più ampia sul sistema sanitario nazionale, che infatti viene approvata poi in quegli anni, nello stesso anno appunto, è una legge che è rimasta un po' incompiuta, perché Basaglia sì, apriva le porte dei manicomi, dava la possibilità appunto di liberarsi da quelle catene, di fuoriuscire. Il suo obiettivo era quello di portare all'attenzione del mondo che era fuori dalle mura del manicomio quella che era la malattia mentale. Cioè, la malattia mentale è qualcosa che noi, con la quale noi dobbiamo fare i conti e non possiamo reprimere, non possiamo seppellire in un luogo lontano dai nostri occhi e di cui lo Stato e la sanità pubblica deve farsi cura. Una legge che è rimasta incompiuta perché poi è vero che molte famiglie si sono ritrovate il carico di gestire da sole questo, magari parenti o amici che avevano una malattia mentale. O spesso è anche vero che le persone che uscivano dal manicomio si ritrovavano da sole perché non avevano nessuno, quindi si ritrovavano, uscivano sì, ed era giusto farle uscire, assolutamente, perché abbiamo visto quali fossero le condizioni terribili in cui vivevano. Ma era necessario anche che qualcuno se ne prendesse cura e quel qualcuno doveva essere appunto una struttura sanitaria adeguata, un sistema sanitario adeguato che non li abbandonasse, che non li curasse soltanto reprimendo quello che era il sintomo del loro malessere con l'uso criminale appunto dei farmaci, ma che li ascoltasse e si prendesse cura. Di questi soggetti, di queste persone che poi avevano semplicemente bisogno di aiuto. Ecco, io credo che il problema è tutte le polemiche che nascano dopo la legge Basaglia non siano tutte infondate, in qualche modo mi metto nei panni di una famiglia che si trova a dover gestire, ecco, una persona affetta da malattia mentale. Quello che però non è possibile proprio ammettere è l'idea che si ritorni indietro, cioè che si istituiscano di nuovo dei luoghi dove isolare delle persone senza vederle. Ora, noi sappiamo che esistono nel nostro paese dei luoghi dove questo avviene ancora, e sono appunto gli ospedali carcerari, gli ospedali psichiatrici, dove molti detenuti vengono rinchiusi senza che nessuno appunto li consideri o li guardi, e siamo di fronte di nuovo veramente all'esperienza manicomiale, nonostante appunto la legge, che è stata una grande rivoluzione che forse meriterebbe di essere ripresa, di essere ampliata ancora, e sarebbe necessario riprendere nel paese un dibattito su questo che manca assolutamente, come manca per esempio l'attenzione rispetto a tutta una serie di malesseri. Che per esempio, facciamo l'esempio del Covid, dopo aver vissuto l'esperienza terribile della pandemia, abbiamo visto di nuovo un innalzamento di uno stato di malessere tra i nostri giovani, tra i nostri adolescenti. Molti si ammalano di disturbi alimentari che non sono riconducibili alla voglia di essere più belli e più magri. Dietro l'anoressia, dietro la bulimia, c'è l'urlo, il desiderio di amore. Il bisogno di comunicare un dolore, di comunicare un malessere che è molto più profondo e che si rifugia nel cibo, perché il cibo è qualcosa che abbiamo tutti a portata di mano, no? Più o meno. Quindi è qualcosa che forse meriterebbe una maggiore attenzione e da parte del mondo degli adulti, da parte anche delle istituzioni politiche.
Benissimo. L'altra domanda che le volevo porre è se esistono ancora oggi dei pregiudizi sulla cosiddetta femminilità esuberante, no? Come abbiamo visto gli esempi che lei ci ha mostrato. Beh, sì, il pregiudizio resta ancora, non bere troppo, non metterti la gonna troppo corta, insomma, oggi non sono per fortuna motivi sufficienti per essere internata in manicomio come è stato per moltissimo tempo, ma il pregiudizio resta e lo si vede per esempio quando siamo di fronte la questione del reato di violenza sessuale, quando si discute ancora dello stupro nei confronti della donna o semplicemente delle molestie che vengono messe in atto in tutti i luoghi di lavoro. C'è una cultura, una mentalità che è ancora molto forte e ancora molto, diciamo così, presente nel nostro mondo. Benissimo, io dottoressa Ponzani la ringrazio davvero ancora molto per il suo intervento. Vi Grazie. ricordo che gli attestati di partecipazione saranno presenti fra qualche giorno alla pagina attestati del sito di Rizzoli Education e che la registrazione di questo intervento sarà disponibile sul nostro canale YouTube. Vi ringrazio ancora tanto, ringrazio ancora tantissimo Michela Ponzani per questo bellissimo intervento e vi do appuntamento ai prossimi webinar delle Umanistiche Live. Grazie ancora e buona serata, arrivederci.